Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura parliamo della vicenda di Gattuso perché non è più l'allenatore della Fiorentina. Non ha fatto in tempo neanche a iniziare, neanche a fare una partita. Ieri giravano delle voci, adesso è proprio ufficiale, quindi non sarà l'allenatore della Fiorentina. È stata firmata poco fa la rescissione consensuale del contratto che sarebbe dovuto partire a breve proprio dal 1° luglio. Siamo collegati, siamo a Firenze, con noi c'è Dario Baldi, si trova proprio lì vicino allo stadio Artemio Franchi. Buongiorno Dario, tu hai raccolto anche un po' gli umori dei tifosi viola, poi li sentiremo, ma insomma ieri se ne parlava e purtroppo è andata così. Che cosa è successo? Che è successo? Diciamo da Gattuso mania a Gattuso vai via, perché era il 25 maggio scorso quando Rino Gattuso aveva trovato l'accordo con la Fiorentina, l'abbiamo seguito anche nella poi sua prima giornata, 2 settimane dopo, il venerdì qua al centro sportivo. Che è successo? Litigi tra qualcuno dentro la società, qualcuno parla addirittura del presidente Rocco Commisso con o lo stesso Rino Gattuso, comunque chi gestisce la sua procura, ovvero Jorge Mendes della Gestifoot, nota agenzia di procuratori, pare per una questione legata alle commissioni ovviamente che i procuratori dovrebbero prendere per portare ovviamente nelle varie squadre diversi giocatori. Questione legata ai soldi, diciamo la Fiorentina non si è voluta far colonizzare dall'agenzia di procuratori di Jorge Mendes. Vedremo quale sarà poi anche diciamo l'altra campana. Per il momento c'è solo un comunicato ufficiale, quello della CF Fiorentina, arrivato questa mattina alle 10 in punto, dove si dice che la strada di Rino Gattuso non è quella legata ai colori viola. Che ne sarà? Non lo sapremo. Sicuramente la società è già al lavoro per trovare un nuovo tecnico, tanti nomi, c'è ovviamente quello di Claudio Ranieri che è rimasto senza squadra per ovvie ragioni dopo la Sampdoria, c'è ancora quello di Rudy Garcia, vedremo quello che ne sarà, sicuramente saranno giorni caldi. Per quanto riguarda la cronaca, questa mattina c'è ancora dentro Gio Barone, direttore generale della Fiorentina, insieme al responsabile della comunicazione Alessandro Ferrari, c'è anche Nicola Sburdisso che è arrivato, ovviamente ricordiamolo, il nuovo dirigente viola, vedremo quello che ne sarà. Teresa, sicuramente la città si è divisa, da una parte chi dice che la società ha fatto bene a non farsi colonizzare da Jorge Mendes, diciamo andando contro anche al calcio moderno, dall'altro invece che dice che Firenze è diventata la barzelletta d'Italia. La verità come sempre sta nel mezzo, l'abbiamo fatta dire direttamente a loro, ai tifosi della Fiorentina, quindi io vi faccio sentire cosa ne pensa Firenze, cosa ne pensa anche il quartiere di Campo di Marte, perché siamo stati qua intorno allo stadio, ieri abbiamo parlato proprio del bando che vede il rifacimento dello stadio e che parte direttamente domani, quindi che dire, sentiamocele e vi restituisco la linea. Che ne pensa? Non lo so perché non l'ho seguita, ho visto il suo bollettino e basta. Insomma, un addio, non ha nemmeno allenato una partita, però... Quello, non... bah, si vede nata male, era nata male, diciamo, hai capito? Ma non mi voglio esprimere, sono troppo delusa. Ma delusa dall'allenatore o dalla società? Dall'allenatore più che altro, non, io sono con la società. Che futuro si aspetta per questa squadra ora? Ma non saprei, non, per me non c'è molto futuro. Non... Le dispiace più per non avere Gattuso o perché questo allenatore è durato praticamente 20 giorni? Forse sarebbe meglio tenerlo Gattuso, mi spiace anche alla fratella, piace a tutti. Ecco, ora a che futuro aspetta per la Fiorentina? Siamo al solito a aspettare di poter migliorare e giocare facendo divertire. Deluso sono deluso, io avevo fatto affidamento, ero tranquillo perché la mia garanzia era proprio quella di avere una persona come Gattuso e di avere Jorge Mendes come procuratore, in quanto Jorge Mendes ha degli ottimi giocatori, non c'ha capirotti come si dice no, a Firenze. Poi io non so che le è successo, io non so delle commissioni, io sono tifoso e parlo a tifoso. Io so soltanto, a me mi girai molto le scatole, perché qui le siamo come il gioco dell'Oa. Si è ritornati un'altra volta al punto di partenza. Ma è difficile dirlo perché bene o male non si sa ancora chi si deve prendere come allenatore, chi gestirà questa squadra. Speriamo di avere un'annata un po' migliore di quella dell'anno scorso. E che ci sia anche una riforma del calcio, i procuratori non possono più essere loro a fare le squadre di calcio in Italia.
Ma io penso che prima degli allenatori, dei giocatori e tutto, va fatto la società. Prima si fa una bella struttura societaria e poi piano piano si comincia a fare gli innesti, allenatori, giocatori e tutto. E ora vediamo i nuovi positivi al Covid in Toscana. Sono 60, con i test ripartiti come vedete dalla grafica. Il tasso dei nuovi positivi è dello 0,43. Ieri erano 106 i nuovi casi. E proprio oggi il presidente Gianni è andato a Pistoia, alla Litaci Rail, dove hanno cominciato a somministrare in azienda i vaccini. Ha detto: sono orgoglioso che l'azienda abbia messo in campo un modello organizzativo che nella vaccinazione aziendale ci pone stamani a presentare qualcosa che vuole essere di riferimento a tutte le altre aziende, non solo in Toscana, ma anche a livello nazionale. E ora la cronaca, torniamo a parlare dell'omicidio di Niccolò Ciatti, ne avevamo già parlato, i timori del padre purtroppo sembrano avverarsi, imminente la scarcerazione dell'uomo che è indagato. Il padre di Niccolò dice: siamo amareggiati, arrabbiati, ma non ci arrendiamo. Il servizio, vediamo. Verrà scarcerato Rasul Bisultanov, il ceceno accusato insieme a due connazionali dell'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 sulla pista da ballo di una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. A confermare la notizia, riportata oggi da alcuni quotidiani, il padre del giovane. Mentre stiamo parlando, spiega Luigi Ciatti, lui potrebbe essere già fuori dal carcere spagnolo. Bisultanov, l'unico degli indagati al momento detenuto e che secondo l'accusa avrebbe sferrato il calcio che colpì alla testa Niccolò facendogli perdere conoscenza, uscirà per scadenza dei termini della custodia cautelare. Manca solo l'ufficialità, ma è già tutto predisposto, afferma Luigi Ciatti riportando quanto accertato dai suoi legali. Ha diritto a uscire dal carcere perché la Spagna non è stata in grado di fare un processo entro 4 anni dal fatto. Ci risulta ci sia un atto già pronto, prosegue, in cui si stabiliscono la scarcerazione e l'inizio del processo, che dovrebbe essere tra fine novembre e inizio dicembre. Non sappiamo neppure quali limitazioni della libertà avrà, aggiunge ancora il padre di Niccolò. Probabilmente avrà un obbligo di firma. Cosa dovrei fare? Si chiede. Mettermi io al suo pari e aspettarlo fuori dal carcere? Siamo arrabbiati e amareggiati, anche se lo sconforto è ai limiti. La giustizia spagnola, afferma ancora, è dalla parte dei ceceni. In 4 anni non si è riusciti a fare un processo. E ancora per la cronaca, siamo a Livorno, si trova in rianimazione in condizioni che sarebbero giudicate gravissime. Una donna di 46 anni colpita, pensate, ieri alla testa, mentre camminava da un pezzo di cornicione che si è staccato da un palazzo di via Buontalenti proprio a Livorno. E ancora disagi sull'autostrada A1, sono giorni in cui ci sono stati degli incidenti, anche oggi lunghe code per un incidente tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Ci sono stati anche questo incidente, in questo caso altri chilometri di coda, quindi ancora disagi. E ora parliamo di mense scolastiche, perché la SIAF di Bagnarripoli arriva fino ai comuni della Val di Siepe e del Mugello, ma ci racconta tutto Caterina Gonnelli, vediamo. Se il livello di qualità delle mense scolastiche in Italia rispetto al periodo pre-Covid fa un passo indietro, la Toscana invece presenta una situazione più che virtuosa. Si amplia la compagine sociale della società di ristorazione SIAF, Servizi Integrati Area Fiorentina, che gestisce il servizio di refezione scolastica Bagnarripoli. Entrano nella compagine societaria, che rimane a maggioranza pubblica, i comuni di Borgo San Lorenzo, di Comano, Scarperia e San Piero, enti preceduti dai comuni della Val di Sieve, Pontassieve, Ruffina e Pelago. Nuovi comuni che insieme a Bagnarripoli condividano il valore della sostenibilità, i valori della qualità, i valori della filiera corta, del chilometro zero, del biologico, e soprattutto condividano un percorso di valorizzazione di quelle che sono le esperienze
educative, quindi il mondo della scuola. Abbiamo una concessione in essere permette di fare appunto la ristorazione nelle mense scolastiche nei comuni di Pontassieve, Pelago e Rufina, con un centro cultura a Pontassieve, però abbiamo deciso appunto intanto di entrare nella società SIAF, c'era questa opportunità perché crediamo davvero che questo sia un modello molto interessante, un modello diciamo di gestione collettiva. Mugello è terra di prodotti locali e prodotti gastronomici importanti, già SIAF oggi si avvale di alcune forniture da parte Mugello, speriamo ecco, che nasca una sinergia importante dove poter avvicinare ancora di più i nostri piccoli consumatori. L'opportunità che è nata nel convergere tutti gli 8 comuni nella nuova compagine sociale di SIAF insieme a ASL e poi anche col socio privato ci dà anche una dimensione nuova di quello che è il gestire la mensa sempre su indirizzo pubblico, però con una svolta anche migliore per quello che può essere il servizio e soprattutto la prospettiva di quello che sarà il servizio in futuro. E ora andiamo nel Val d'Arno perché TEN ha deciso di levare un traliccio, tutti i dettagli in questo servizio, vediamo. Terna ha avviato i lavori di demolizione dei tralicci e delle fondazioni della linea aerea 132 kV Figline Pirelli nel comune di Figline Incisa Valdarno, non più necessari grazie alla realizzazione in cavo interrato dell'elettrodotto entrato in esercizio a fine maggio. L'intervento per cui Terna investirà complessivamente circa 5,5 milioni di euro rientra nell'ambito delle opere di compensazione ambientale per la realizzazione della linea 380 kV Casellina Tavarnuzze Santa Barbara. Questa linea ha uno sviluppo di circa 3 km, è composta di 13 sostegni che appunto ora sono in fase di demolizione, i conduttori sono già stati rimossi. Il materiale demolito ha un peso complessivo di circa 100 tonnellate di metallo che saranno completamente riciclate, mentre poi le fondazioni che saranno rimosse saranno conferite a un sito di conferimento autorizzato. Spariranno 13 tralicci su uno sviluppo appunto di 3 km e questo, considerando la proiezione a terra dell'elettrodotto, consentirà di liberare circa 6 ettari di territorio. Le attività di rimozione sono state precedute da un intenso dialogo con le amministrazioni locali per definire le migliori modalità di demolizione dei tralicci. Una volta dismessi sarà possibile recuperare materiali come l'acciaio e il calcestruzzo che saranno poi affidati a ditte specializzate per essere riutilizzati. Grazie per averci seguito, restate con noi, arrivederci.